Quello che noi pensiamo fortemente è che questa città è un bivio. Da una parte c'è un lento declino, c'è la fine di un pezzo di storia che ha contrassegnato gli ultimi 30 anni forse della nostra città, e dall'altra parte però ci sono nuove opportunità e ci sono grandissime potenzialità. Ci sono tre grandi crisi. Una è una crisi economica ed è chiara e semplice di fronte a tutti. Un'altra è una crisi demografica, questa è una città che perde giovani, è una città che si sta spopolando. E poi c'è una crisi di disgregazione della città, dove interi quartieri sono sempre più isolati e sempre più distanti. E allora noi pensiamo di portare un pacchetto di proposte che affronta e aggredisce queste tre grandi crisi e prova a risolverle. Noi pensiamo che ci siano dei giovani su cui puntare, delle persone a cui dare occasioni, dare opportunità. Allora pensiamo che una parte di questi spazi debbano essere messi a disposizione a canoni particolarmente agevolati. Pensiamo che il comune debba provare a investire, come ha fatto il comune di Bari, in un reddito minimo di autonomia che dica ai giovani che vogliono fermarsi qui, che vogliono stare qui, che noi scommettiamo su di loro. Allora, nell'insieme di queste proposte, noi ci siamo confrontati con Gianni Crivello, con il candidato del centro-sinistra, e abbiamo capito che quello era lo spazio in cui queste proposte si potevano realizzare. Oggi siamo qui fondamentalmente per presentarvi quello che abbiamo deciso essere il nostro simbolo, che prova a tenere insieme un po' delle cose che vi raccontavo anche nella sua idea grafica. È un simbolo diverso perché abbiamo scelto dei colori che tradizionalmente la sinistra non utilizza. È un simbolo che tiene dentro gran parte di Genova, perché abbiamo provato a metterci il senso del mare, il bigo, che è l'idea di una gru del porto che viene riconvertita e diventa attrazione turistica, tiene insieme il passato e un pezzo di futuro della nostra città. E poi ci abbiamo messo lo slogan molto semplice, a sinistra. E la nostra lista a sinistra, diceva Lorenzo, che rappresenta tanti mondi, mondi che si sono incontrati, mondi che si parlano da tempo, mondi che hanno deciso di fare insieme questo percorso, percorso di idee, percorso politico. Noi abbiamo deciso di sostenere Gianni Crivello, quale candidato sindaco, perché è una persona che secondo noi ha una biografia credibile, viene dalle nostre radici storiche, comuni, ed è tuttora un buon amministratore, perché siamo anche convinti che per essere l'amministratore della sesta città italiana non basta avere degli sponsor da qualche europarlamentare assenteista che viene qua a fare facili slogan sulla nostra pelle. E questa lista è animata, diceva Lorenzo, da persone che provengono da percorsi diversi. Provo un po' a fare uno schema, nel senso, ci sono i ragazzi che animano questo movimento che si chiama Genova che osa. Ci sono dei componenti del Partito Radicale, del Partito Socialista Italiano, che ci danno una mano in questa fase. C'è Articolo 1, di cui io faccio parte. Genova nella sua storia è una città multicentrica. Rilanciamolo questo concetto. Non ci sono periferie, ci sono tanti piccoli centri che vanno messi a sistema. Rilanciamo le bellezze diffuse del nostro territorio. Ci sono quartieri che hanno bellezze incredibili che non vengono valorizzate. Non possiamo limitarci solo a guardare il centro della nostra città. Allora, mi sono fatto qualche appunto, una scaletta. Il primo è questo: ho avuto la fortuna e il privilegio per circa 2 anni e mezzo di stare accanto a Marianna Pederzolli in Consiglio Comunale. Perché dico fortuna e privilegio? Fortuna perché mi ha aiutato a entrare in quel mondo che non conoscevo. E io non facevo il militante politico, non avevo mai da un pezzo e non ho mai fatto amministrazione, ero un pesce fuor d'acqua, e lei mi ha insegnato, come compagna di banco, anche a tutti gli altri, ma insomma, mi ha insegnato che cosa era questo mondo, le sue insidie, le sue procedure, le sue regole, il suo galateo, ma anche il merito dei problemi che io non conoscevo. Mi ha fatto scoprire l'esistenza di una nuova generazione di militanti che hanno caratteristiche molto diverse da quelle che io ho conosciuto al mio tempo, quando ero attivo, e cioè per esempio quella di saper coniugare passione e competenza. Il pericolo che la destra prenda in mano il nostro comune, il comune di Genova, nostro non nel senso che ci appartiene, ma che è il comune della nostra città, è una minaccia reale, e sarebbe secondo me la prima volta dopo il 45 che ciò accade, perché in passato c'erano altre cose, c'era la Democrazia Cristiana, c'erano i conservatori di vario tipo, ma non la destra vera dietro un volto umano. Questo è il problema: dietro un volto umano ci sono i veleni peggiori del nostro tempo, anche quelli del passato, perché quando io sento, vedo che ho sentito dire che è candidato vice sindaco per quest'area una persona
tanto educata in consiglio comunale e anche competente, diciamo, frequenta riunioni dove ci sono le croci celtiche attorno. Ebbene, io non sono tranquillo, io non sono affatto tranquillo. Poi c'è la xenofobia, c'è la demagogia, c'è l'odio per i miserabili. Dico quest'ultima piccola cosa, quando noi vediamo in questi giorni, questa, non mi fa dormire questa storia, che la preoccupazione maggiore di fronte ai fiumi di persone che vengono dall'Africa disperate, che attraversano la Libia in condizioni terribili e che si riversano e finiscono in fondo al mare, la preoccupazione di qualcuno è che su questo fenomeno qualcuno ci possa vagamente guadagnare o fare qualche cosa, stabilire un complotto contro le nostre economie. Questa è una porcheria, è una vergogna inenarrabile di cui portano responsabilità questi personaggi che pretendono e pensano e ho il timore che possano governare il nostro paese. E noi dobbiamo vincere, perché noi, concludendo questo brevissimo saluto, noi non possiamo consegnare la città al centrodestra. Lavoriamo insieme per non consegnare una città progressista da tempo, da sempre, alla Meloni, a Salvini, che pare, insomma, girando la città, pare che sia lui il candidato sindaco. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Allora dobbiamo insieme lavorare con meno frammentazione, con una grande unità, con una grande coesione e con una grande sinergia, soprattutto con le nuove generazioni che staranno all'interno di questa lista, che io ringrazio di cuore per il lavoro svolto sino ad ora, per quello che faranno, e auguro a tutti davvero un in bocca al lupo. Grazie.